Buongiorno a tutti quanti. Eh, siamo siamo un po' sparpagliati oggi <ride> in questa Christmas lecture che è alla settima edizione qui nell'area della ricerca di Monte Libretti. Questa è un'iniziativa dell'associazione School in collaborazione con l'area ci teniamo perché è ormai un appuntamento annuale fisso eh, dal 2017, quindi siamo molto Contenti, diciamo, di questo desiderio di mantenere questa iniziativa. Che è, eh, diciamo, un momento che ci ritagliamo: che ritagliamo per noi ricercatori, che ritagliamo per eh, gli studenti delle scuole, eh, per i nostri amici, ce lo ritagliamo per raccontare una storia scientifica, diciamo, eh. un momento di divulgazione, un momento di di un racconto, di una storia scientifica da parte di uno dei protagonisti di questa storia. Quindi noi eh, oggi siamo contentissimi perché abbiamo eh, scelto come storia scientifica una storia che ci porta diciamo un po' distante anche da attività a cui siamo più legati qui per esempio nell'area di Montelibretti. E, ma che ci porta un po' a esplorare qualcosa di, di un po' più lontano che potrebbe invece anche essere vicino. Quindi poi Elisabetta ci racconterà di queste missioni. Elisabetta Dotto eh, è un'astrofisica, lavora all'INAF, all'Osservatorio eh, di Roma, e è eh, un'esperta di asteroidi e la tradizione della Christmas Lecture appunto è quella di raccontare una storia. Fara lo fece intorno a una candela, noi facciamo finta di avere un asteroide <ride> invece della candela e di ascoltare questa storia da parte appunto di una protagonista e siamo contenti perché Elisabetta sta veramente eh, seguendo un team per un progetto ambizioso, anche molto bello e molto affascinante. Quindi non rubo altro tempo. Eh, ringrazio ancora i partecipanti che nel frattempo sono aumentati e eh, qui eh, chiaramente dopo eh, questo questa presentazione e questo seminario eh, possiamo certamente aprire alla, alla discussione alla ehm, ai commenti e tutto quanto quindi vedo che si è agganciato anche Gaspari Barbaro che insieme a Davide Pedis, sta eh, con me tentando di portare di coordinare questo gruppo di lavoro di questa associazione e siamo contentissimi che appunto ci sia questa opportunità anche quest'anno. Grazie Elisabetta, non rubo altro tempo. Allora, innanzitutto vi ringrazio tantissimo per l'invito e in realtà mi dispiace che eh, debba venire così in remoto, perché insomma, mi piaceva molto l'idea di venirvi a trovare. Non mancherà occasione, come si dice in questi casi, ma insomma, eh, Cominciamo quindi con la, la presentazione. E... Vedete il mio schermo? Sì. Ok, perfetto. Quindi dicevo, vi ringrazio tantissimo per questo invito e per avermi dato l'opportunità di presentare LiciaCube, questa missione tutta italiana. E di, eh, che ha fatto parte del progetto d'arte la prima missione di difesa planetaria. Eccola qui, sono qui per presentarvi quindi questo piccolo oggetto, se vedete il mio cursore a sinistra lì Cube, che è un CubeSat eh, di circa 10 cm x 20 cm x 30, che eh, ha fatto parte della missione spaziale NASA DART. DART è stato il primo test su scala reale di deviazione di un asteroide potenzialmente pericoloso e ha quindi testato su scala reale la validità della tecnica dell'impatto cinetico per modificare l'orbita di asteroidi potenzialmente pericolosi. L'impatto è avvenuto il 26 settembre 2022 quando appunto DART, eh, ad una velocità eh, di eh, circa eh, 6.5 km al secondo, quindi 22.000 km orari, si è, eh, è impattato sulla superficie dell'asteroide Dimorphos, il piccolo satellite dell'asteroide binario Didymos. Didymos è un near-Earth object, cioè un oggetto che orbita vicino alla Terra. Qui abbiamo uno sketch del sistema solare e abbiamo tanti corpi, tanti piccoli corpi oltre a, agli otto pianeti e che come sappiamo sono ciò che è avanzato in qualche modo del processo di formazione planetaria. E quindi in generale i piccoli corpi del sistema solare sono ritenuti interessanti perché sono ciò che resta di una fase intermedia del processo di formazione planetaria. Quindi ci permettono di eh, studiare eh, la eh, composizione della nebula planetaria alle diverse distanze dal Sole e eh, ci forniscono quindi uno mh, sketch di quello che era eh, la struttura prima della formazione dei pianeti. E non solo, eh, si ritiene anche che per il nostro pianeta abbiano svolto un ruolo chiave nel rilascio di materiale organico e acqua che poi ha portato all'inesco della vita. Infatti tutti i corpi appena formati sono stati bombardati da... Ehm, materiale avanzato, quindi quelli che noi oggi chiamiamo piccoli corpi e, e sulla Terra in particolare si pensa che eh, questi oggetti abbiano portato acqua e materiale organico che poi successivamente ha dato origine alla, alla vita sul nostro pianeta. In effetti noi eh, per quanto riguarda il nostro pianeta abbiamo che l'inizio della vita, la traccia più antica di vita, coincide proprio con le ultimissime fasi di questo bombardamento. Ecco quindi che eh, molto rapidamente lo studio dei piccoli corpi del sistema solare ha tante eh, valenze: ha una valenza sicuramente scientifica, ha una valenza astrobiologica, un ruolo particolare è svolto dai Nier Ertopodi cioè gli oggetti che passano in prossimità della Terra. Noi qui troviamo eh, corpi che sono stati immessi nelle regioni più interne del Sistema Solare, ma che in realtà provengono da, eh, anche da regioni lontanissime. Quindi eh, è importante studiare questi oggetti vicini alla Terra perché sono i corpi più vicini a noi. De derivanti dai mattoni che hanno costituito il sistema solare. Quindi eh, lo studio dei Near Earth Objects ci permette di analizzare ad una distanza relativamente vicina eh, corpi che possono avere però composizioni e strutture molto diverse. Quindi ci permettono di studiare, di risalire alla ristruttura e composizione della nebula protoplanetaria alle diverse distanze dal Sole. E ci permettono di studiare anche il materiale prebiotico arrivato sulla Terra, che ha appunto, come dicevo prima, consentito l'innesco della vita sulla Terra. Ci sono anche studi molto serie eh, di, eh, per lo sfruttamento di questi oggetti, come miniere di minerali e riserve di acqua, e eh, non ultima cosa, possono anche costituire un potenziale pericolo per il nostro pianeta. Noi eh, sappiamo che eh, l'impatto di un asteroide anche piuttosto grande dell'ordine della decina del chilometro ha eh, provocato il passaggio dal Cretaceo al Terziario 65 milioni di anni fa, provocando anche l'estinzione dei dinosauri. E sappiamo che però che eventi di questo tipo eh, avvengono, sono avvenuti anche eh, più e per fortuna, meno energetici, ma eh, avvengono con una certa regolarità. Per esempio nel 1908 una grossa contona di alcune decine di metri è esplosa in alta quota e ha prodotto, provocato la distruzione della foresta tungusca. E distruggendo però un'area di foresta molto grande, eh, diciamo confrontabile a alle dimensioni di una capitale europea. Quindi eh, sono eventi che possono essere anche eh, su scala locale, ma molto, eh, molto gravi. Qui abbiamo una mappatura e delle, Degli impatti eh, dal 1988 al 2019 e, e in particolare il cerchietto in rosso indica l'evento Celia Bisky, è una città della Russia, e, e nel 2013 i suoi cieli sono stati solcati da un, un oggetto di circa 20 metri. Quindi, questo per dare l'idea del fatto che insomma, sono eventi mh, rari per fortuna, ma mh, che avvengono. Con una certa regolarità, e infatti, ci sono tutti studi molto sistematici su quelli che sono le dimensioni degli asteroidi, la frequenza delle, degli impatti di oggetti di quelle dimensioni, cosa ciascun impatto può provocare. E ehm, la cosa interessante di questa immagine è che eh, per ogni intervallo di dimensioni c'è il numero di corpi che costituiscono la popolazione, non un numero stimato ovviamente, ma c'è la percentuale degli oggetti che noi oggi conosciamo. E un intervallo ehm, di dimensioni ritenuto particolarmente interessante è quello intorno ai 160 metri. Perché è vero che l'impatto è piuttosto raro, uno ogni 25.000 anni, ma in in grado di provocare eh, degli eventi, un evento, cioè piuttosto degli effetti piuttosto dannosi, eh, nelle, soprattutto se in aree metropolitane. E, e soprattutto la cosa grave di questa popolazione è che si ritiene che comprenda circa 20.000 oggetti, ma di questi non ne conosciamo meno della metà. Ecco quindi che, eh, vari enti internazionali eh, sia in Europa, negli Stati Uniti e in generale nel mondo si sono dedicati allo studio delle cosiddette tecniche di mitigazione, cioè delle tecniche in grado di ridurre il rischio di un possibile impatto. E io qui riporto i due progetti eh, finanziati dall'Unione dall Europea, No Shield e No Shield 2, no che hanno permesso di studiare in dettaglio tre diverse tecniche tecniche per modificare l'orbita degli oggetti eh, di un oggetto potenzialmente pericoloso. E La prima è la deflessione nucleare che consiste ovviamente nel far esplodere una carica in prossimità della superficie dell'asteroide in modo da spingerlo via. Il trattore gravitazionale che consiste nel mettere in orbita intorno all'oggetto potenzialmente pericoloso una sonda che con la propria gravità lentamente sia in grado di allontanarlo. L'impattatore cinetico che consiste nel far impattare ad alta velocità una sonda sulla superficie dell'asteroide per eh, modificare appunto la sua orbita. I parametri importanti eh, in questo tipo di studi sono le dimensioni dell'oggetto, lo vediamo qua in questo plot, le dimensioni dell'oggetto e il tempo di preavviso. Quindi, se noi abbiamo il tempo di preavviso di eh, molti anni per esempio e un oggetto di circa 100 metri di diametro il trattore gravitazionale è una tecnica efficace perché è un po' lenta ci mette del tempo l'impatto cinetico funziona molto bene nello stesso intervallo di dimensioni con tempi di preavviso più brevi e vediamo che insomma se abbiamo a che fare con un oggetto molto grande dell'or del chilometro e un tempo di preavviso di una decina d'anni effettivamente l'unica eh, possibilità è quella eh, della eh, carica nucleare nel 2010 eh, l'Accademia Nazionale delle Scienze delle statunitense ha pubblicato un documento eh, sulla difesa del pianeta Terra e eh, è uscita con la raccomandazione di dare priorità per una missione spaziale di mitigazione ad un test sperimentale di impattatore cinetico ed è da qui che è nata la missione eh, NASA DART. E a quel punto diventava importante però selezionare bene il target, quindi è stato eh, trattandosi del primo test su scala reale, si è preferito non scegliere un near Earth object che si trovasse già in orbita intorno al Sole. E, e questo Innanzitutto perché trattandosi di un test si voleva lavorare in sicurezza e poi anche perché sarebbe stato molto lungo con telescopi da terra eh, verificare l'efficienza dell'impatto, capire quanto, ehm, di quanto era cambiato il periodo orbitale eh, dell'asteroide intorno al Sole. È stato quindi preferito eh, la, il target eh, Didymos e Dimorphos in quanto si tratta di un oggetto doppio. Quindi si è scelto di impattare su Dimorphos il piccolo satellite di circa 160 metri che orbita intorno a un asteroide primario chiamato Didymos. E quindi Didy mostra circa 780 metri di diametro e a circa un chilometro di distanza orbita di Morphos che si trova tra le altre cose in quell'intervallo di dimensioni ritenuto interessante di 160 metri. Questo è un gioco diciamo, su quelle che sono le dimensioni di Dimorphos e, e di Didimos. quindi Dimorphos è un, un oggetto delle dimensioni, insomma, di una, di una piramide, di una delle piramidi, della de grande piramide di Giza. Questo è quello che sapevamo prima dell'impatto su Didymos. Il puntino che vedete qua a sinistra camminare Didimos osservato eh, dal telescopio nazionale Galileo, erano state anche condotte delle, eh, delle, delle osservazioni radar per cui era stato possibile ricavare la forma del corpo centrale, e, e era stato osservato anche in spettroscopia, come vedete qui a destra, cosa che ci aveva permesso. Di ehm, ricavare la composizione come ricca di materiale silicaceo. Invece di Dimorphos non avevamo assolutamente nessuna informazione, anche perché eh, nel osservazioni da terra eh, non si distingue dal corpo principale diciamo la, la luce che si prende è una luce integrata quindi non avevamo veramente alcuna informazione su questo piccolo asteroide quindi vedete in basso delle simulazioni sulla base di forme di, di altri asteroidi conosciuti e L'impatto della missione d'arte è avvenuto, dicevo, il 26 settembre 2022 e, e, ed è stato eh, estremamente efficace. È stato osservato con una serie di telescopi da Terra e da spazio e, e, ed è stato eh, osservato in diretta dalla eh, sonda eh, dal, studente, dal Cubesat Licia Cube che è proprio il nostro eh, protagonista del, del nostro talk di oggi. E questo è l'ICEC, un piccolo eh, CubeSat 6U interamente italiano, quindi gestito dall'Agenzia Spaziale Italiana e realizzato dall'industria italiana ArgoTech, che ha raggiunto il target di Morphos tre minuti dopo l'impatto. E ha fatto una missione completa. Qui abbiamo lo scenario di missione. È stata lanciata il 24 novembre del 2021 insieme a DART e ha effettuato eh, nove mesi e mezzo di crociera insieme a DART. 15 giorni prima dell'impatto è stato rilasciato e ha fatto una parte di missione autonoma stabilendo delle connessioni con le antenne del Deep Space Network e, e effettuando eh, guidato da terra eh, delle manovre correttive. E lo scenario di missione prevedeva tre manovre correttive, in realtà sono state sufficienti due manovre correttive. In questa fase ha anche acquisito immagini di stelle e pianeti per la calibrazione degli strumenti e, e mh, dopodiché ha effettuato la sua fase scientifica, ha preso immagini eh, effetti, degli effetti prodotti dall'impatto di DART e dopodiché ha scaricato i dati a terra, è riuscito ad acquisire più di 400 immagini e le ha scaricate a terra. Questo è il liceo a quindi dicevo un oggetto 6U, 10x20x30 cm, un peso complessivo inferiore ai, 13 chili, eh, ai 14 kg, insomma, nell'ordine dei 13 kg. Nonostante le dimensioni era equipaggiato con due diverse camere che abbiamo chiamato Leia e Luke. Leia era una camera pancromatica che ehm, era, aveva la doppia funzionalità di acquisire immagini per, scientifiche e di acquisire invece immagini. Per... Per la navigazione e per il riconoscimento del campo. con È stata addestrata con tecniche di intelligenza artificiale per riconoscere il campo e mantenere eh, quindi il, la, il puntamento sul target. Luke invece era una camera equipaggiata con un filtro di Bayer in tre colori, quindi rosso, eh, verde e blu, e ci ha permesso quindi di acquisire delle immagini in diversi colori. Questa è Leia, scusate, è Leia Cube al momento dell'arrivo ad APL e questo al momento dell'integrazione sul pannello di, di Dart. E questa è l'ispezione finale. E, e qui vediamo l'inserimento nel container. E come dicevo, eh, la missione era completa, quindi ha effettuato Cube ha anche effettuato lo scaricamento dei dati a terra nelle settimane successive all'impatto. E questa è una cosa importante, è la prima volta che l'Italia partecipa attivamente alle attività di ground segment e il ground cioè quindi del segmento a, a terra e che aveva un'architettura piuttosto complessa perché comprendeva sia le antenne della Deep Space Network della NASA che due centri in Italia, il Mission Control Center presso ArgoTech a Torino e il Science Control Center presso lo Space Science Data Center dell'Agenzia Spaziale Italiana a Roma. E questi erano gli obiettivi scientifici di Licia Cube, quindi testimoniare l'impatto di DART e acquisire immagini della plume, del, 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 del materiale iniettato, al fine di stimare le velocità delle particelle e studiare in generale la densità e la struttura del cono. Inoltre eh, Licechio avrebbe dovuto eh, studiare eventualmente il cratere prodotto dall'impatto, ma anche acquisire immagini dell'emisfero non impattato di Dimorphos per poter fornire un altro punto di vista rispetto a quello eh, della, della sonda d'arte e quindi contribuire alla determinazione del volume e della forma di Dimorphos. Quindi non si trattava soltanto di guardare il punto di impatto e vedere gli egetta prodotti, ma anche di fare uno studio. Più dettagliato eh, sulla eh, la morfologia eh, di, eh, di Dimorphos, considerando che eh, è la prima volta che si fa una missione spaziale su un asteroide binario. Quindi, Dimorphos è, eh, diciamo Leech, e Licia, Cube e Dart hanno ottenuto le prime immagini di un asteroide binario. E questa è una simulazione eh, del, eh, del lancio, una simulazione perché il lancio è avvenuto eh, di notte, quindi eh, questa è una simulazione delle varie fasi, quindi il, diciamo, il distacco dai vari componenti del, del lancio, il dispiegamento eh, dei pannelli solari, eccoli qui che sono stati aperti e srotolati. E questa è la camera, l'occhio di DART, questa è la camera Draco e questo è il nostro target con eh, quindi le, le orbite un'immagine un complessiva delle orbite. E 15 giorni prima dell'impatto, eh, lo vediamo fra un istante, eccola qui, l'Icea Cube è stata rilasciata, ha aperto i suoi pannelli solari e ha effettuato delle eh, manovre correttive. Quindi eh, Dart, eh, anzi, la Camera Draco ha messo eh, a fuoco eh, Dimorphos e ha effettuato l'impatto. E qui abbiamo un'altra simulazione. E, ecco torniamo al momento del, del rilascio di, di Licia Cube. Ecco qua l'apertura dei pannelli e le manovre correttive date da terra. E, e la testimonianza dell'impatto. Ecco in questo caso, in questa simulazione, l'impatto provocava eh, pochi detriti. E, e qui abbiamo un'altra simulazione in cui invece eh, l'impatto provoca un cono di di detriti un po' più consistente. Diciamo che questo era uno dei grandi problemi eh, della nostra missione, in quanto noi non avevamo la più pallida idea di eh, quale sarebbe è stato l'effetto dell'impatto. Dell per cui abbiamo ovviamente condotto delle simulazioni perché in funzione del materiale iniettato e dello spostamento eh, subito da Dimorphos eh, si può eh, ricavare la, la porosità, la struttura interna. Quindi abbiamo fatto varie simulazioni a seconda di questo valore beta e potevamo eh, ricavare quindi il livello di coesione. Di porosità eh, del nostro target. E qui siamo a bordo di DART. Queste sono accelerate le immagini degli ultimi cinque minuti, eh, che sono poi state anche mostrate in diretta streaming, da, mandate proprio in diretta quella notte eh, da DART. E a sinistra vediamo eh, Didymos, di il corpo centrale, e eh, avvicinarsi al centro abbiamo Dimorfo. Quindi questi sono gli ultimissimi eh, secondi prima dell'impatto, e ecco qui il momento dell'impatto, tant'è vero che l'ultima immagine arriva soltanto eh, una piccola dell'ultima immagine arriva solo una piccola strisciata. L'impatto, ricordo, è avvenuto a più di 6 km al secondo, e mh, questi sono eh, questo è un mosaico di, eh, delle ultimissime immagini ottenute. Quindi una visione eh, ravvicinata. Di quella che è la superficie di Dimorphos. È la prima volta che si è visto con questo dettaglio la superficie di un satellite eh, di un asteroide. Quindi vediamo questi massi che praticamente sono eh, cementati, sembrano no? incastrati in una superficie di cemento. E questa è eh, stata proprio la primissima indicazione del fatto che si trattasse di un oggetto estremamente poroso. e e quello che viene chiamato un rubble pile, cioè un oggetto che presumibilmente è stato frammentato e si è poi riaccumulato, ricementato insieme. L'evento, dicevo, è stato seguito da una rete di telescopi eh, sia spaziali, cioè c'è stato il JWST e anche l'HST e poi una rete di telescopi a terra. Eh, l'obiettivo era quello di verificare eh, la, eh, il cambiamento del periodo di, eh, di Morphos intorno a Didymos. Questa che vedete in basso è la curva di luce e quindi come varia la luminosità eh, in seguito alle varie eh, occultazioni reciproche tra corpo centrale e corpo secondario. Prima dell'impatto, il periodo di, di rotazione di eh, Dimorphos intorno a Didimos era di 11 ore e 55 minuti e come vedete era grosso modo invariato il giorno successivo. Andando però una settimana successiva si è visto che il periodo di rotazione era completamente cambiato, vedete la curva di luce arancione rispetto a eh, quella azzurra e eh, il periodo di rotazione di Dimorphos intorno a Didymos era diventato di 11 ore e 23 minuti quindi si era ridotto di ben 32 minuti. L'evento è stato osservato come dicevo anche dal James Webb Space Telescope e dall'Hubble Space Telescope non soltanto il momento dell'impatto ma poi è stato anche seguito nel periodo successivo per vedere l'evoluzione di quella che è stata poi la, la coda eh, prodotta. Ed è stato osservato anche da una rete di telescopi a Terra. L'evento non è stato visibile da tutta la Terra, ma aveva una fascia di osservabilità, e queste sono le immagini ottenute da un telescopio della rete Las Cumbres che era ehm, posizionato in Sudafrica. Queste immagini ci sono arrivate quella notte stessa e, e insomma, ci hanno provocato eh, molta preoccupazione perché mai ci saremmo aspettati: scusate, mai ci saremmo aspettati una, ehm, una produzione di polvere così grande. E la traiettoria di Licia, che era stata studiata per mantenersi un po' più in alto, non essere travolta. Dai detriti, però effettivamente eh, l'evento si è ri rivelato particolarmente efficace. Per cui, insomma, eh, nel momento in cui tra le altre cose c'era un silenzio eh, con l'ICE, perché le antenne del um, Deep Space Network erano dedicate a eh, capire se effettivamente l'impatto era avvenuto perfettamente. E la mattina dopo invece abbiamo eh, cominciato a ricevere le prime immagini, queste sono immagini di Leia e come potete vedere eh, abbiamo scoperto che l'ICEC aveva funzionato perfettamente, aveva testimoniato l'impatto. Qui ci troviamo a circa mille chilometri di distanza, vediamo al centro Didimos e vediamo che a un certo punto compare anche... E di morfos quindi il primo degli obiettivi di eh, di Licea cube cioè di testimoniare l'impatto è stato eh, raggiunto e l'impatto è stato testimoniato come un cambiamento di luminosità di, di morfos e questa invece è un'altra immagine che è stata acquisita eh, circa tre minuti dopo impatto ad una distanza di 59 km. Allora, è un'immagine satura, sovraesposta e però la mostro sempre molto volentieri perché ci dà ci permette di tirare su eh, la parte mh, del, dei grani e di vedere la struttura assolutamente irregolare ehm, di questo materiale iettato. Quindi noi abbiamo qui eh, in basso a sinistra Didymos, in alto a destra Dimorphos, la cui superficie però è completamente coperta dal cono di materiale iettato che eh, qui è visto proprio di fronte. E la cosa appunto, che colpisce è che la struttura del materiale iniettato è molto irregolare: e non sono dei eh, raggi rettilinei ma sono quelli che noi abbiamo chiamato filamenti quindi del materiale molto eh, irregolare ma poi si vedono anche delle, delle regioni eh, com come se fossero partiti interi massi eh, quindi diciamo dei eh, cluster di grani più o meno grandi e quindi un evento particolarmente efficace che ha prodotto un effetto abbastanza diverso da come ce l'aspettavamo. e qui abbiamo un filmino delle immagini acquisite da liceo in avvicinamento liceo vi ricordo si muoveva a 6. qualcosa chilometri al secondo quindi a circa 22.000 km orari e, e, però è stato eh, in grado di mantenere il target nel campo e di vedere eh, gli effetti dell'impatto prima in avvicinamento, quindi guardando Didymos di fronte, qui al centro abbiamo Didymos e in basso a destra Dimorphos completamente coperto dal cono di polvere e poi in allontanamento vedere il lato non impattato eh, di, eh, di Morphos e quindi eh, ecco qui siamo dicevo in avvicinamento quando vediamo il cono di fronte e qui invece eh, è la fase ecco qui inizia la fase di allontanamento in cui si vede la parte non impattata eh, di Didymos e tutto il cono di materiale espulso. Quindi un impatto particolarmente efficace che eh, ci ha permesso di eh, ricavare il famoso parametro beta che vi ho, al quale vi ho accennato prima, quindi ehm, ci ha permesso di ricavare la struttura interna di dimorphos, quindi un oggetto estremamente poroso, sicuramente un rubble pile, quindi un corpo che si è rotto e poi riaccumulato, e, e mh, ci ha permesso anche di eh, dire che probabilmente il, la, il grande cambiamento nel periodo orbitale, appunto ben 32 minuti su 11 ore, sia stato prodotto non soltanto dall'impatto in sé, ma dall'effetto del materiale eh, che si è allontanato e che quindi ha spinto nella direzione opposta eh, di Morphos. Quindi un eh, un effetto eh, estremamente eh, efficace, probabilmente combinazione, quindi sia dell'energia rilasciata al momento dell'impatto che dell'energia eh, rilasciata dalla polvere che è partita nella direzione opposta. E ovviamente stiamo studiando in dettaglio eh, tutte le varie componenti dei, dei coni, le stiamo analizzando chiamandole filamenti, dandoli dei nomi e stiamo eh, studiando in dettaglio le velocità di ciascun singolo eh, elemento. E, e poi anche appunto vedere bene la geometria del cono, come vedete in basso, e, e studiando il, il fatto che poi non è perfettamente simmetrico, ma è asimmetrico, quindi insomma, tutti i dettagli eh, sulle caratteristiche del, del cono e delle varie componenti eh, al suo interno. Stiamo anche studiando eh, i diversi colori perché abbiamo visto una differenza di, di colore e eh, ci stiamo eh, interrogando su quale ne sia la causa. Perché noi sappiamo che del materiale. Invecchiato eh, materiale che è stato bombardato da particelle cariche vento solare, si presenta più scuro, cioè ha quella che si chiama albedo, comunque, eh, quindi una, una crosta un po' più scura e, e invece il suo andamento spettrale è più rosso. D'altra parte, però, sappiamo anche che i grani eh, invece sono mm, più chiari, l'albedo è, è più basso, è più alto, quindi sono eh, più eh, chiari e il loro andamento spettrale è comunque invece più rosso delle rocce. Quindi, stiamo facendo questo tipo di studio per cercare di capire se la differenza di colore che noi vediamo è stata è influenzata più dalle dimensioni dei grani o dal fatto che questi grani provenivano da regioni diverse, cioè alcuni venivano proprio dalla superficie e quindi era materiale più invecchiato da vento solare, particelle cariche, microimpatti, oppure materiale che veniva dal sottosuolo e quindi era meno invecchiato. Stiamo facendo questo tipo di studi per capire eh, i diversi fattori che eh, possono provocare variazioni di colore in materiale silicaceo. E stiamo anche eh, cercando di studiare sia la superficie di Dimorphos che la superficie di Didymos. Ovviamente nel caso di Dimorphos il cratere non è stato visibile. E co completamente coperto dal cono di polvere stiamo cercando di, di vedere se nella regione se invece la regione non impattata mostra delle differenze rispetto per esempio alla parte impattata vista da Draco. E anche nel caso di, di Didymos, stiamo, visto che abbiamo una visuale un po' diversa da quella eh, di, eh, di, di Draco, della Camera Draco a bordo di Dart, eh, stiamo cercando di fare degli studi sulla superficie di Didymos per vedere eh, se, eh, diciamo, per completare la mappatura della superficie di questo asteroide. Quindi ricapitolando, eh, l'ICACube Cube è stata una missione che è stata tante prime volte. È la prima missione ASI nello spazio profondo, è la prima partecipazione italiana nelle attività del segmento a terra, quindi l'acquisizione dei dati. È stata la prima missione di flyby, eh, quindi di eh, sorvolo di un asteroide binario e lo studio del più piccolo asteroide mai visitato. E poi è il primo CubeSat nello spazio. Spazio profondo che ha realizzato una vera e propria missione completa. Per di più con l'aggravante la, dell'estrema velocità di 6 km al secondo e passa, quindi oltre 22.000 km orari, e, quindi, diciamo, una, una sfida in tutti i sensi, anche il solo eh, puntare il target e mantenerlo nel campo, acquisire le immagini, no? e poi diciamo, ci abbiamo aggiunto tutta la complicazione di acquisire le immagini e scaricarle a terra. E, quindi è per me Grande onore presentare tutto il team che comprende ovviamente l'Agenzia Spaziale Italiana, in particolare anche lo Space Science Data Center dell'Agenzia Spaziale Italiana. Poi c'è l'INAF, e poi c'è l'Istituto IFAC del CNR, l'Università Partenope di Napoli, il Politecnico di Milano che si è occupato dell'analisi del, dell di missione e l'Università di Bologna che si è occupato della determinazione orbitale, quindi delle. E delle manovre poi da, da fare eh, lì nel subito dopo il rilascio e abbiamo anche un piccolo team che si è occupato della divulgazione quindi facebook instagram e x, x eh, twitter e, insomma è per me veramente un gran piacere ringraziare tutti quanti questi collaboratori e io con questo ho finito e vi ringrazio L'applauso te lo faccio io. <ride> Online il momento dell'applauso è sempre no, difficile. Allora, grazie, Elisabetta, è stato veramente affascinante come, come racconto, perché poi queste cose le vediamo un po' di sfuggita al telegiornale, non le capiamo bene, e poi ci lasciamo appassionare dai film. Invece ci hai raccontato una storia vera, e quindi questo è stato veramente una una bella una bella esperienza allora ci ha raggiunto qui anche scusate ci sentite ho spostato una cosa ci ha raggiunto qui anche Gasper allora se qualcuno vuole fare qualche domanda vuole eh, intervenire dalla scuola eh, dal pubblico io ho tolto la condivisione ma la posso rimettere in qualunque momento ok allora Intanto ringra ringrazio Emanuele Dell'Aglio dell'associazione che ci dà sempre una mano tecnica, un supporto tecnico essenziale e vorrei ringraziare, approfitto per ringraziare anche la nostra Maria Pia Di Mauro che è un'amica di school e che è la nostra, come dire, stella polare perché quando vogliamo guardare il cielo e, e, e investigare qualcosa di così lontano chiediamo a Maria Pia e Maria Pia ci segnala, ci aiuta, anche questa volta ci ha, ci ha segnalato il tuo nome, Elisabetta. Siamo stati felicissimi. Qui c'è Francesco, vieni della, del nostro istituto che vi a fare una domanda qui dall'aula con voi. Nell'immagine della sonda che passa vicino al eh, Dimorphos e Didimos, ehm, vediamo l'acquisizione. Mancano eh, all'incirca una ventina di fotogrammi, tra più, più 70 e meno 70 km, grosso modo. C'è stato un problema di. Trasmissione dei dati per interferenza dei due corpi o avete scelto di non farli vedere per motivi? No, no, in realtà, in realtà c'è stato. Purtroppo ha perso il campo. Allora, eh, siccome il riconoscimento del campo era stato fatto a più di mille chilometri di distanza, eh, ci eravamo messi su Didymos però nel momento del proprio massimo avvicinamento Di Morphos è uscito di scena, si vede solo Didimos e quindi abbiamo tolto quel, stiamo usando quei, quelle immagini per la caratterizzazione di Didimos. Però diciamo non l'ho tolta da questo filmino perché non ci aiutava con eh, l'analisi di, di Dimorphos del cono di, di Egetta. E poi scusami, un'altra domanda. Eh, ci ha fatto vedere una foto, una, sì una foto era statica, a eh, tre minuti dall'impatto sì. ed era una foto in cui sostanzialmente il sensore era accecato per cui era sovraesposta. Ma questo vuol dire che a tre minuti dall'impatto c'erano ancora eh, dei, dei bagliori dell'impatto stesso? Eh sì, tu allora eh, noi abbiamo effettuato il nostro... Aspetta, eh, mentre parlo cerco di rimettere quell'immagine. Che è questa immagine? Giusto? In questo momento non la vediamo. Non la vedete? Aspetta, allora ecco qua, adesso dovreste vederla. Sì, esatto, era questa, ok. Sì. Allora, eh, le, ogni immagine, allora, siccome noi non avevamo la più pallida idea di quello che avremmo visto onestamente, ogni immagine in realtà è composta da una tripletta di immagini con tempi di esposizione diversi, quindi noi di quelle immagini abbiamo anche, eh, di, di quel momento abbiamo anche immagini non sature. Eh, però eh, ovviamente l'immagine satura tira più su eh, la parte più debole, quindi ve l'ho mostrata soltanto per una cosa così appunto di ehm, qualitativa per vedere l'andamento dei, dei grani. Quindi eh, il, il bagliore, innanzi, cioè, mh, quello è proprio l'effetto del... del mh, sono i grani che sono partiti visti con tempi di integrazione diversi. E quindi ovviamente, eh, quando vai ai tempi di interazione più lungo hai completamente saturato alcune regioni, ma ti permette di vedere la struttura delle parti più deboli. Sì, sì, perfetto. Allora sì, a posto, grazie. <ride> Niente, figurati. Ok, altre domande abbiamo dal pubblico? Alzo la voce perché ci dicono che sentono poco, dalla... non so se ci sentite bene. Vediamo se ci sono altre domande. Gaspre, tu hai un quesito? Sì. Sì. Allora parla Però... forte perché ti... ah, c'è qualche problema di audio. Sì. Eh... Buongiorno Elisabetta, io sono, non mi si vede bene, ma sono Caspre Barbaro. Ciao, grazie. Buongiorno. Inizio... Buongiorno, sono sia ricercatore ISBE ma anche uno dei fondatori e membri del direttivo di School, quindi ti ringrazio anche a nome di School per aver accettato di essere qui. A grazie a voi. Grazie a voi. Eh, eh, e soprattutto grazie per questa bella lezione che ci hai, che ci hai mostrato. E eh, una curiosità sulla parte iniziale, più in generale, tu avevi detto che praticamente, se ho capito bene, il metodo, la strategia da utilizzare per poter deviare un asteroide dipende dalla sua dimensione e anche da quanto l'asteroide è distante. Eh, la mia domanda è... Eh, beh, anche... no. Non è proprio sì. un problema di distanza, perdonami se ti correggo. Sì, sì, Quanto sì. tempo di preavviso sì. abbiamo? Cioè, ma non nel senso di distanza, ma nel sì. senso di dopo quanti anni... E e di, previ... di, Potrebbe esserci di... un impatto. Eh, esatto, cioè se noi scopriamo un asteroide che impatta tra 30 anni... E sì. abbiamo un certo numero di orbite se invece sì. scopriamo che impatta tra due anni e eh, dobbiamo un po' sbrigarci ecco. sì. e la mia domanda era proprio questa con quanta precisione oggi si riesce a calcolare questo cioè quando voi se uno voi immaginate che un asteroide può impattare sulla terra dopo 30 anni cioè quanta sicurezza c'è che arriva dopo 30 anni utilizzando i modelli penso che poi certo. ma... allora guarda il eh, la... Ovviamente la, la precisione aumenta all'aumentare delle osservazioni di questo oggetto, delle osservazioni astrometriche, quindi proprio della loro posizione. E infatti tipicamente eh, la probabilità di impatto cambia man mano che l'orbita viene definita. Però eh, oggi eh, diciamo che nel momento in cui da, da, a partire dalla scoperta ehm, di un oggetto che viene subito classificato, gli oggetti appena scoperti vengono inseriti in, una, in quella che viene chiamata la scala di Torino, una scala, una, una scala di pericolosità, per cui subito al momento della scoperta gli viene dato un, un, un parametro di pericolosità e quindi partono le campagne eh, di osservazione a livello internazionale perché c'è proprio una... Ehm, Yahoo eh, tiene proprio una pagina degli oggetti potenzialmente pericolosi che viene aggiornata eh, ogni giorno, ogni notte e quindi eh, gli osservativi sanno di dover andare a cercare in quella eh, lista di priorità quali oggetti andare a osservare per definire meglio le orbite e quindi ehm, capire meglio la probabilità di impatto. E, e ormai l'accuratezza diciamo, la, 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 è notevole, per cui non è, ecco, posso dire che in questo momento non, in quella lista non c'è nessun oggetto che impatterà con la Terra nel prossimo secolo, per esempio. Perché i modelli non, perché, sono non, almeno, <risosamente> no, i modelli sono tali per cui si riesce eh, a prevedere, no. a modellizzare. Con una buonissima approssimazione anche i vari incontri ravvicinati con i vari pianeti che quindi siano in grado di modificare un po' eh, le orbite. Quindi uno degli oggetti considerati pericolosi, non so se ve lo ricordate, era Poffis. Che, che però insomma, dov avrebbe dovuto avere un impatto con la Terra prima nel 2023, poi nel 2032, e poi invece insomma, si è capito che non, eh, non impatterà con il nostro pianeta. Quindi la, la precisione è notevole: i modelli sono molto, molto, molto precisi. Ok, va bene. Ti ringrazio, Elisabetta. Grazie, grazie mille. e grazie, grazie, grazie a tutti gli osservativi che fanno un lavoro che... enorme per la caratterizzazione dinamica di questi oggetti. Immagino. Sì. Ah, ci sono altre, curiosità, altre domande, le domani alzate, quindi se poi Emanuele dà la voce ai... Ecco, Paolo Fruscoloni. Vai Paolo. Allora, mi sentite? Sì. Dunque, allora, l'ho scritto in chat però, era una curiosità. Non si è pensato di mettere su Dart un componente indistruttibile all'impatto che potesse essere usato come marker per poi seguirlo nella sua eventuale traiettoria dopo l'impatto? E non so neanche se a livello tecnologico sia possibile e se fosse sicuro. Diciamo che si è preferito il testimone oculare, insomma. No? <ride> Sì, mantenere un transponder che poteva sopravvivere, però certo che l'impatto è avvenuto a 22.000 km/h. Certo. Cioè, non so se tecnologicamente. Sì, ma più che trasporto era un qualcosa che era poi, eh, detectable poi da liscia. Eh, quindi, insomma, sì. Eh... Lei dice visivamente è complicato. Sì, e... alla fine questo, questo, questo lavoro eh, l'hanno fatto anche egregiamente i telescopi da terra, perché col monitoraggio costante, così come eh, inizialmente viene stato valutato il periodo di, di rotazione, è stata valutata la variazione del periodo di rotazione. Certo, grazie. Niente. Io avevo una curiosità, questa... Questo tipo di argomenti, di missioni, diciamo di obiettivi scientifici, eh, sono veramente, riescono veramente ad accumulare, eh, non dico tutto il pianeta, insomma tutti gli stati, a mettere d'accordo tutti quanti, però insomma eh, voglio dire, rispetto ad altre tematiche, ad altri obiettivi scientifici che ci poniamo, pensi che questo sia uno de dei temi che effettivamente unisce o c'è comunque... Un certo livello di divisione, di competizione. Allora, beh, eh, la competizione c'è sempre. Un, allora, eh, secondo me la competizione è sana ed è giusto che ci sia, e quindi una, un aspetto di competizione c'è sempre e, e c'è anche all'interno eh, della collaborazione, comunque, un, un, eh, un sano livello di competizione, no? che poi ci spinge anche a cercare di lavorare meglio, a dare il meglio di noi. Ovviamente i progetti spaziali hanno bisogno di collaborazione. Tutto questo è frutto di una collaborazione che si chiamava eh, in, in, AIDA, eh, perché inizialmente eh, la eh, sonda DART doveva essere accompagnata da una sonda europea, che all'epoca si chiamava AIM, e eh, che poi invece ha subito dei ritardi. Quindi eh, AIM avrebbe dovuto testimoniare in diretta l'impatto di DART. Questo non è stato possibile perché la parte europea dell'Agenzia Spaziale Europea ha avuto dei ritardi. E quindi eh, si è insomma, scelto eh, di eh, acquisire a bordo un CubeSat, che poi è stato questo CubeSat italiano, per, eh, come testimone oculare. La sonda europea che eh, oggi si chiama HERA eh, partirà eh, nei prossimi anni e raggiungerà. Il target eh, nel 2028 se non ricordo male quindi ehm, diciamo la collaborazione eh, Europa e Stati Uniti continua ma noi abbiamo missioni spaziali in collaborazione Europa-Giappone cioè ovviamente questi grandi progetti hanno anche bisogno di grandi finanziamenti e quindi è più facile realizzarli nell'ambito di collaborazioni questo però non preclude una sana competizione. Eh, io sono a favore di una sana competizione. ecco Francesco Pedrachidi, Presidente dell'area, vuoi, vuoi riuscire a fare un saluto? Ecco. Grazie Sara, grazie, grazie a tutti. Sì, piacere di conoscerti Isabetta. Sì. Eh, mi dispiace che non l'abbiamo sentito fino all'inizio, ma eravamo bloccati un, su un consiglio di istituto, però ecco insomma io al Sara lo sa, abbiamo parlato anche oggi, cioè queste iniziative sono importantissime per l'area come, come noi, noi siamo un'area diciamo in... Eh, in sviluppo, eh, abbiamo tanti progetti, stiamo cercando di alzare eh, il livello di, di coinvolgimento anche di tutti gli istituti. Qua lavoriamo su diversi temi, cioè dall'ambiente ai beni culturali, alla chimica, alla fisica. Quindi, insomma, ecco, eh, abbiamo fatto anche recentemente una call per coinvolgere tutti, tutti i ricercatori nelle idee per l'area. È un'area vasta, insomma, è sicuramente. Questi temi che però esulano un po' dalle attività che facciamo sono comunque come dire eh, stimolanti no? e interessanti per, per, per noi per aprirci anche ad altre tematiche. Quindi dicevamo appunto con Sara che eh, magari riusciamo a organizzare eventi come questi con cadenza anche più stretta de dell'anno, anche in altri, in altri contesti. Per cui ringrazio nuovamente Laura. Eh sì, scusate, è la sala dell'opportunità e della, e della volontà, insomma, l'associazione la situazione che, che, di cui rappresenti è sicuramente importante per noi. E, non, no, non presento nulla, quindi semplicemente io ringrazio nuovamente e, e richiamo al prossimo anno per tutte le iniziative che metteremo in campo sull'area sull con i, tanti progetti e con appunto una rinnovata slancio su, sull'attività di, di ricerca comuni. Quindi, Grazie ancora e mi auguro a tutti buon Natale e una felice pausa insomma. Grazie Francesco. Elisabetta è stato veramente un piacere, quindi rimettiti, noi ti ringraziamo anche per questo sforzo, diciamo, <ride> oltre le, le forze e siamo contentissimi che ci hai dato questo spaccato eh, su questo argomento così affascinante, lontano, diciamo ma anche vicino perché insomma è una cosa molto bella che ci riguarda e ed è una io bella vi ringrazio cosa. tantissimo per l'invito e però vi prenoto per una volta in presenza assolutamente <ride> perché poi noi diciamo ci teniamo a, a rilasciare ai agli speaker della Christmas Lecture un attestato un, una cornice e quindi dobbiamo assolutamente vederci, Elisabetta, per la consegna ufficiale in presenza di questo. No, però grazie di aver convertito al volo da presenza a remoto. Grazie infinite, veramente. Grazie a te è stato un piacere. Va bene, allora possiamo in qualche modo chiudere questa, questo quest incontro. Grazie mille, e ci vediamo nel 2024. Buon Natale e buon anno a tutti quanti. Grazie. Buone feste a tutti. Ciao.